Eccoci qua. Aspettiamo le notifiche. Abbiamo una persona, vediamo chi è. Ciao Ludovica Bor, Bel Omar, Vanegge, buonasera. Che mi succede Ludovica? Niente, ho messo semplicemente i puntini. Buonasera Federico, buonasera Jess. Cosa hai scritto? Niente, ho messo i puntini. Buondì? Ho messo i puntini. Ah, ho capito, buondì. No. Motta. Buondì Motta. Ho visto la Colombo, ho detto. Alessandro Mini Sgallo. Ciao a te, sempre attivi, bravo Omar, Denise Maringelli, eccolo il King. Dai, su, allora buonasera a Ludovica Bor, buonasera Luciana. Allora, impegnata mia suocera. Buonasera, Lunetta 25. Che ore sono? Ah, è prestissimo. Come le è presto? Comunque ti saluta Ludovica Bore. Buonasera, Ludovica. Ludovica o Ludovica? Ludovica. Ma che bel nome. Ragazzi, vabbè. Ah, ciao Elisa, ma buonasera. Okay. Insomma, ti provoca la tosse la mia sì. Musica. Elisa? Sì. Ma buonasera, vi ascolto mentre sto di nuovo decorando una torta. Elisa. Domani compleanno di mia mamma. Allora domani fagli tantissimi auguri. Domani, ecco, il compleanno che del mio amico Cesare. Domani è il suo compleanno. Domani cos'è? Il 3, giusto? È il 3, sì, di aprile. Isabella di Ah, sì, i nostri cari Ariete sono così, no? Buonasera Isabella De Sio, Ludovica, grazie, Vanegge, ciao Luciana, come va la sì, mascella? Si è ripresa, probabilmente mi ero addormentata chiacchierando e poi mi si è bloccata, non lo so come sta. Allora, Maria Elena, buonasera signora Luciana e sera anche a te Davide, grazie. Jessie Quinn, buonasera Davide e Luciana. Buonasera. Buonasera. Io mi riprendo alla grande, quasi subito. Allora ragazzi, come tutti sanno, allora, Black Rose, ciao, buonasera a tutti. Come ben sapete, oggi sabato. E come avete visto, stiamo bene, grazie. Siamo andati a ritirare la spesa. Abbiamo preso proprio per la colazione, insomma, avete visto quello che abbiamo. Avete visto il vlog, anzi, video spesa che sul canale di Coppi ha fatto mia moglie. E ribadisco quella santa donna. Ragazzi, ci siamo usciti di casa. Io mi sono messo il piumino, quello lì nero. Mia moglie la tuta, no? Perché poi vi ho fatto, avrete visto anche il suo vlog. Bella, no? La sua tuta, mi hai piace. Hai visto come è bella e gli sta bene? Sta bene col rosso. E sai da dove proviene quella tuta lì? No, da Primark. Sì, ma è bellissima. E devo dire che è bella. Dei Chicago Bulls, mi sa che me la prendo anch'io, ragazzi. Perché io amo i Chicago Bulls. Vi stavo dicendo, praticamente, sapete che io vado fuori a fumare e bevo il caffè e poi vado fuori a fumare, no? Mi ha detto, guarda amore che fa freddo, Lei si è messa questa tuta bellissima ed è pesante, tipo quella mia della Nike che è felpata, no? Però gli ho detto, mettitelo un giubbotto. Mi fa, io addirittura tu col piumino. Siamo usciti di casa che c'era la buona. Ciao Gigi! Ciao Gigi! E faceva veramente freddo, infatti... Gli ho detto, guarda che c'è giubbotto in macchina, mi fanno ormai sono così... Aveva freddo? Sì, faceva freddo. Ragazzi, comunque,
siamo arrivati al Fiordaliso, cioè prima di arrivare anzi, ma non sapete quante macchine, quanta gente. E avrò pensato, beh, con il fatto che magari hanno tolto il Green Pass e sabato la gente che non lavora, boom, tutti lì. Insomma, è stata una giornata bella, perché comunque bella nel senso, vabbè, uscire con mia moglie è sempre bello, e però peccato che c'era questa giornata fredda. Infatti mi sa, ragazzi, che sto sentendo che un po' da tutte le parti piove, nevica, grandina, c'è il brutto tempo. Speriamo che questo affacciamento del, diciamo, dell'inverno, tra virgolette, se ne vada più presto, perché a me piace il caldo, piace l'estate, come ben sapete. Però è anche vero che di freddo del vero inverno non ce n'è stato, è per dire, andiamo i 3 giorni della merla, non ha fatto quei 3 giorni di freddo e di gelo. Adesso si sta iniziando a sentire il freddo, abbiamo sentito anche Dennis, infatti a Roma si congela un po' da tutte le parti, e insomma speriamo che per le persone che a Pasqua usciranno, come mia suocera che andrà fuori a pranzo, chi andrà a fare i picnic, chi farà le gite fuori porta, speriamo che non porti brutto tempo. Mannaggia, mannaggerella. Sì, San Benedetto lo conosco, è bellissimo quel posto, sì. Per le vacanze anche. Ma cosa, San Benedetto del Tronto? Sì. In Puglia? Ma no, nelle Marche. Quello è... No, mi confondo con... un posto della Puglia, San Severo. San Benedetto invece no. Sì, non so perché mi è uscita questa. Nelle Marche è un bel po', è un bel mare, comincia a diventare bello il mare Adriatico lì. Comunque, giornata, ripeto, fredda. E... Ah, non vi faccio lo spoiler, mia moglie ha preso un altro uovo di Pasqua. Ti piace il pigiama di Puffi anche a me? Sono tutto puffoso. Adesso uno di questi giorni faremo l'unboxing, perché comunque di uova ce ne sono, e penso che faremo, per me non penso che lo faremo tutto sul cane di coppia, perché le uova sono veramente tante, e lì ho visto un altro uovo adesso, ma mi sa che c'era già. E Davide, ti preso proprio con le... No, abbiamo... noi pigliamo sempre uova al cioccolato, le uova con il cioccolato al latte. Fondente no. No, tisana non si versa niente. Novità, ragazzi, sono già... vi stavo dicendo che mi auguro, per chi appunto vada fuori a Pasqua o Pasquetta, classiche grigliate, gite fuori porta a mangiare, che per chi appunto faccia queste cose ci sia il sole, insomma. Beh, comunque noi al ristorante andiamo al chiuso. Sì, però dico, tanta gente magari va a fare il picnic, una giratina di qua. Ma penso che ci sarà bello, va, vedremo. Ragazzi, piccolo spoiler, piccolo però così, Allora, sto iniziando su tramite Booking a vedere un po' i posti di mare. Seleziono un po' le date, magari per ora sto facendo 10 giorni, no? Però vedo che comunque sia che vado... sia che vado a mi getto sulla Toscana, sull'Emilia, sempre a Viserbella, insomma sto vedendo comunque che i prezzi sono un po' saliti alle stelle, dico la verità, anche se è presto, però dato che mi piacciono le vacanze, mi piace il mare, mi piacciono le vacanze con mia moglie a fare la gara
a chi si abbronza di più, anche se io perdo in partenza, però fa niente. Appunto sto facendo questa ricerca, ma vediamo un attimino, perché io addirittura ho detto ma sì dai, facciamoci un mese. La vede, porta sua Chiara, fuori dalla mia porta ci sono 25, ma fino a Bolzano hai detto che sono, e beh, dovrei fare un calcolo esatto, perché Bolzano, fino a Bolzano potrei farlo il calcolo. Carolina, tu hai la tua mamma, dai, vi fai bene, prenotare un anticipo comunque, fare. E no, Rachele, perché comunque, allora, io guardo sempre su Booking i prezzi, no? Però c'è da dire anche una cosa. Se prenoti direttamente da Booking, ti fa un prezzo. Se invece chiami direttamente la struttura e dici che su Booking fanno quel prezzo, gli albergatori ti fanno sempre un minimo di sconto, perché comunque se prenoti tramite Booking, cioè, loro ci guadagnano qualcosina di più rispetto prenotando direttamente su Booking. Infatti, lo ridico, lo so che l'ho già detto tante volte, quando noi praticamente abbiamo prenotato a Viserbella, se si prenota tramite Booking a quel prezzo lì e non hai la spiaggia inclusa, se invece prenoti tramite l'hotel stesso hai anche la spiaggia inclusa. Non so se altri, perché io so che la maggior parte dei posti di mare, per dire, voglio andare in Toscana, prenoto l'albergo, però non tutti hanno non tutti gli alberghi hanno la spiaggia che te la dà l'hotel stesso, ma ce hanno una spiaggia in convenzione, ti fanno un piccolo sconto, e poi piccolo, è uno sconto, vabbè, bisogna accontentarsi ragazzi di quello che si trova. Infatti io cerco sempre di qua e di là, però alla fine andiamo sempre a prenotare all'ultimo. Ma io perché, cioè io perché guardo ragazzi, perché comunque l'idea che si sta avvicinando, che piano piano ci avviciniamo verso l'estate, no? Mi piace appunto cercare, no? Infatti ragazzi, solitamente la gente cosa fa? O prenota direttamente andando via. Per dire, io l'anno scorso, quando ho fatto i 4 giorni con mia moglie, volendo potevamo già prenotare per l'anno prossimo, cioè quest'anno, con un bello sconto, perché comunque siamo clienti, ci vanno lo sconto, no? Tanti invece cosa fanno? A Pasqua vanno direttamente, Pasqua o Pasquetta, in base a quello che fanno. Cosa succede? C'è chi va al mare, c'è chi va al lago, c'è chi va in montagna, perché visitano il posto, cercano l'appartamento o l'albergo e prenotano direttamente in quei giorni lì, no? Perché comunque si sa, da ogni anno a Pasqua, perché io lo facevo con i miei genitori e i miei nonni, si andava al mare, si cercava l'agenzia o si guardava, adesso non so se guardavano sul giornale, Corriere, così, o in agenzia. Cosa succedeva? Ci si metteva d'accordo, se il posto era bello, la casa era bella, vicino al mare, tutto quanto, si dava una caparra e poi si andava, e c'era un gran risparmio, perché quello è sempre stato. Quest'anno non andiamo in giro a prenotare, ma facciamo come tutti gli altri anni. All'ultimo minuto, cioè magari l'ultimo, non so, prima della fine del mese di giugno ad esempio, cerchiamo, valutiamo il posto che ci piace di più, perché comunque è bello anche girare, anche se io sono del parere che se un posto ti piace, in questo caso cito Viserbella ragazzi, perché comunque è un posto bellissimo, a noi piace, magari andiamo lì, come sarebbe bello andare in Toscana,
in Abruzzo, cioè ce ne sono di posti bellissimi, ragazzi, non sto dicendo che per forza bisogna andare lì, eh. Adesso vediamo un attimino, vediamo un po', anche perché a Pasqua io e mia moglie non sappiamo ancora cosa fare, vediamo un attimino. E niente, poi vedremo un attimino, ragazzi, appunto, innanzitutto cosa farà Pasqua e seconda cosa, appunto, cercare un attimino un posto di mare, perché se fosse per me io prenoterei subito, però dobbiamo decidere in due, vediamo un attimino la situation, ecco. Ecco, diciamo che questo qua è un argomento che io tratterei tutti i giorni, perché come sapete io amo il mare. Stavo leggendo un attimino un commento. Ogni tanto vi leggo, ragazzi. Non vi sto leggendo anch'io, casomai le cose sbagliate le leggo. Ah, ok. E niente, se vuoi, non so, per dire, vi tiro un attimo in mezzo. Voi che meta mi consigliereste per quest'estate? Logicamente togliendo proprio agosto di mezzo, perché agosto sovraffollato e niente. Ah, tu lavori Pasqua e Pasquetta, mi dispiace. Non so, vabbè, la Puglia. Lunetta, a me la Puglia, l'ho sempre detto, mi piacerebbe andare alle Maldive, in Puglia, le Maldive, però un po' più vicino, se si può, un tantino, un'isola bellissima. Ma Cesenatico, sai che ci siamo stati? Perché noi quando abbiamo girato l'Emilia Romagna, abbiamo fatto Riccione, Cesena, li abbiamo fatti un po' tutti i posti, però è anche vero che, per dire, tu mi stai dicendo Cesenatico, però Cesenatico non è piccolo e grande, no? Noi quando siamo andati a Cesenatico non è che ci abbiamo proprio fatto un tocca e fuga, via, non mi ha entusiasmato Cesenatico. A me piacerebbe andare anche in Gianmarina Bellaria, però anche lì non è piccolo. Alassio, bella, Alassio, sì. Alassio è carissima anche. In Liguria sta parlando, ragazzi, eh. Ad esempio, a me piacerebbe molto ritornare anche a Viserbella, dove abbiamo fatto la prima vacanza insieme, a Moneglia. Però sapete che Alassio, Moneglia, la Liguria rispetto all'Emilia Romagna è abbastanza cara, perché comunque i prezzi sono un po' più gonfiati, sono un po' più gonfi rispetto all'Emilia Romagna. Non sto dicendo che l'Emilia Romagna ti regala le ferie, però se io dico a mia moglie andiamo dai a Moneglia, no? Stesso albergo, ragazzi, lì veramente sono parati di soldi che bisogna dare, Insomma, vediamo un attimino, dai, dove andare alla fine. Allora, Catena Family Hotel di Cesenatico, ma hanno anche altri hotel in Romagna, fanno all inclusive, bar illimitato, spiaggia compresa, prezzo accessibile, consiglio davvero. Allora, Lucrezia Pamela, se me lo puoi scrivere gentilmente in privato su Instagram, perché sennò a fine live non mi ricordo più il posto. Poi la Liguria mi piace molto, le persone poi all'inizio sono difficili, ma quando entri in confidenza ti danno il cuore. Ma secondo me questo è un po' dappertutto, perché io ho notato anche in Emilia Romagna, dove andavi comunque la gente è calorosa, ti accoglie, e non dico che lo fanno perché tu sei turista, devono venire, cioè proprio
Ormai la gente, quasi tutti sono di cuore, eh. Per non parlare sempre di Isabella, ragazzi. Io sono rimasto incantato. La Gigi, ovviamente, farei sanificazione come camere bagni. Vuole farlo nel terzo piano. Chiedo un consiglio anche Ah, come. stavo pensando di affittare un piano di camera anche se ci sono io adesso a casa mia. Meglio che tutta la casa. Cosa mi consiglio? Beh, allora, se tu vuoi affittare l'ultimo piano, anche se tu ci sei lì, puoi affittarlo, metti in chiaro subito le regole e dici: io ho i due piani sotto, io la posso affittare all'ultimo piano, però prima di spendere soldi per la sanificazione, perché comunque è obbligatorio farla e costa, ti devi organizzare con chi vuole, ti devi mettere d'accordo sul prezzo, su tutto quanto, poi una volta che per dire ti sei messo d'accordo, io guarda, ti consiglio. Io sono onesto, avendo una casa, mettiamo che io ho una casa al mare di tre piani, sarei un po', sono sincero, sarei titubante se affittare un piano nel periodo che ci sono io o affittarlo quando non ci sono io, perché comunque si va sempre, se tu vuoi affittarla, che ci sia anche te dentro, devi far finta che una specie di hotel diventa, nel senso che tu hai la tua privacy, quelli dell'ultimo piano hanno la loro, però la cucina è una sola, se cucino una sola vi dovete mettere d'accordo su tutto, perché bagni penso che non è uno solo. Ma anche la cucina, penso. Quello non lo so, se la cucina c'è al terzo piano e un'altra cucina, allora è un'altra cosa. Lo puoi fare anche tranquillamente, però io ci rimarrò comunque tutta l'estate, ma sfrutto unicamente il piano terra. Beh, allora potresti affittare anche gli altri due piani se tu stai al piano terra. Poi dipende, Gigi, se tu vuoi, ti piace la tranquillità che magari sai, l'affitti, fanno un po' di casino. Sta a te la scelta principale, diciamo. Tu magari prova, perché prima di sanificarla, se l'affitti, prova a vedere un attimino. Proponi il prezzo e poi se la devi affittare, come si dice a Milano, fa balla luce, nel senso, dai un'occhiata senza che devi controllare, però. Assicurati già che sei in casa, che non ti no, la cucina è solo giù, è un open space con cucina isola. Quindi la cucina o mangiate insieme o gli orari vanno divisi, nel senso uno mangia alle 8 per dire l'altro mangia alle 9. Ciao mamma, che prima mi dà la buonanotte. Io ti conosco, mascherina. Ciao Daniela. Gigi, onestamente non saprei cosa dirti se affittarla o no, perché io sono onesto. Affittarla che io mi sto facendo le vacanze, non lo so, non è che sia l'idea proprio. Solitamente chi io conosco, perché alla fine non è che non lo conosco, un signore che abita dove abitano i miei, che ha la casa in Puglia proprio. Tra l'altro un bellissimo posto, lui e la sua compagna, e loro se l'affittano, l'affittano magari agli amici, però quando va lui non va nessuno, la casa è una villa, è grandissima, però lui l'affitta solamente quando lui non va, perché se lui dice se io vado, giustamente non ci deve essere nessuno in mezzo, poi ognuno decide cose meglio per la propria quotidianità nel periodo estivo, ecco.
Cos'è che volevo dirvi? Vabbè, chiudiamo un attimo il capitolo vacanze perché sono veramente mi fionderei. Ma dato che c'è la signora Daniela, lei signora Daniela a Pasqua cosa fa? Interpelliamo anche la signora Daniela. Allora, Franci, ciao Davide, mi sto riguardando i vostri vecchi video, bei tempi, sono cresciuta con il video di Chiara e anche quelli del canale. Ma qual è esattamente quello di Chiara? Comunque, stasera ho cenato guardando i vostri vecchi vlog del mare. Grazie, Lucrezia Pamela. Se lo faccio io mi rifenderei. Ragazzi, io non è che sto leggendo, io sto parlando. La signora Daniela sta. Vediamo. Ma non scrivere la via, mamma, per favore. Io Fabiola non la leggo. Perché che cosa Dicono c'è? leggete Fabiola, ma io non riesco a vederla. Mamma, ti rimuovo il commento solo perché hai messo la via. Mannaggia. Vediamo se riesco a leggere un attimo questa Ah, Fabi. ecco. Dov'è? L'hai trovata? Io, sinceramente. Ah, comunque, prima ti ho detto, ma ciao Luciana, mia mamma. No, leggi Fabiola. Qua, Fabia Polo. Allora. Poderelli. La leggo dentro di me, ragazzi, perché già. Allora, Ma Fabiola, i commenti di questo tipo o le segnalazioni di questo tipo noi non le teniamo in considerazione. Ecco perché non tu, ma il commento è stato cancellato. Se ti sei disiscritta, bontà tua. Ciao cara. Carissima Fabiola, purtroppo, e ti dico purtroppo, i nostri cari simpaticoni haters non è che rubano la foto solo di mia mamma, ma di tutti quanti. Se io non me ne accorgo, cosa devo fare? Comunque, sì, mamma mi ha sempre evitato la via. Comunque, ritornando un attimo a questa ragazza qua, se ti vuoi disiscrivere, guarda, io non te la mia fortuna è che io non tengo le non metto le catene a nessuno, ma un utente che si disiscrive perché è una fesseria alla fine, perché comunque fesseria tra virgolette, No, allora, lei si può disiscrivere, però prima chiede spiegazioni e poi lo fa. L'hai fatto prima, vai cara, la tua scelta è sacra. Ciao cara, ma io dico non che aggiungo altro io. un utente che si disiscrive solo perché è stato Il cancellato commento. il commento, Da ci chi ha poi? avvisato. Cioè, voglio dire, io l'ho sempre detto. Allora, io purtroppo so che fanno i fake con le nostre facce. Quindi, voglio dire, non è bello, però non è che posso star lì a fare chissà che cosa. Ma un utente che mi viene a dire, io vi ho avvisato, è stato cancellato il mio commento. Sì, adesso vi faccio parlare, Luciana. E, cioè, come ha detto mia suocera, anziché chiedere spiegazioni di come mai, del perché, di qua e di là, mi disiscrivo, io sai cosa ti posso dire? Fai quello che ti senti, io alle catene. Io non tengo nessuno legato. Ragazzi, chi vuole seguire le live mi fa piacere. Chi ritiene opportuno fare come questo utente, senza neanche sapere una spiegazione, io non posso tenere. Non è che posso legarmi con la E prolunga, eh. soprattutto perdere tempo a discuterne. Prego. Ciao, ecco, io volevo dirle ancora ciao, guarda, guarda quanti saluti che ti mando. Vai, cara, di nuovo. A Ludovica, io a Pasqua farò niente, uscirò a mangiare con mio figlio,
mia nuora e i miei due nipoti. Io dopo chiedo a mia moglie. Sì, l'avevo già detto, però tu non l'avevi probabilmente sentito, ok? Maria Elena, cercate di trovare un punto di incontro. Io abito lontano da casa e non so da quando. Non so, allora, non sa quanto darei per avere mia mamma vicina. No, no. Maria Elena, posso dirti? Hai ragione, è una cosa importante per la mamma vicina. Ah, ma si sta. Ma la mamma di Davide e la suocera mia figlia non sono lontane, non siamo in città diverse e si vedono quando meglio credono e possono. Per cui grazie della tua morale, ma non serve. Si vedono già, grazie cara. Maria Elena, hai fatto un commento che potevi. Parlavi con la signora Daniela, ma non parlavi con lei, perché dicevi, facevi un commento aperto a tutti, cara. Allora, vale bene, ci bisogna essere d'accordo con Maria Elena, perché io sono il figlio, so cosa devo fare, so cosa non devo fare. Io se voglio andare a trovare mia madre, ci vado tranquillamente, perché non è che devo farmi 3 ore di strada, ma anche se fossero 5 me ne farei. Quindi ragazzi, non iniziate a mettere i bastoni tra le ruote, perché io letto questa. Valevi, tu sei d'accordo? Benissimo, è bello trovare nel gruppo che c'è qualcuno che va d'accordo. Io sto puntualizzando che lei non può dire fate così perché poi chissà che cosa. Ma loro si vedono già, ma che commenti sono questi? Allora io. Valevi, complimenti comunque anche a te. A me non interessa niente, ragazzi, di quello che pensate, perché io conosco mia madre conosce me, quindi. No, guarda, io veramente comincio a pensare che c'è troppa cosa che. Andiamo avanti. Sì, senza. Guarda, andiamo avanti perché io. Non allora, viene proprio. Ma difatti, sono consigli da dare, scusate. Gigi, non è che Davide non sappia. Lui vuol bene sua madre e suo padre, come vuol bene che sua moglie. Non è che perché non si vedono in tutti i momenti e non c'è bene cosa. È chiaro che a Pasqua la passeranno anche insieme. Ma cosa sono tutte queste preoccupazioni per le famiglie degli altri? Pensate un po' alle vostre. Ma e state tranquilli. Ma Gigi, tu ti stai. Daniela, tu ti senti abbandonata, non credi? Cioè, poi se tu ti senti abbandonata, ok, tanto di cappello, dillo chiaramente che la finiscano queste persone, però ogni cosa è buona, sì, ogni cosa è buona per fare provocazioni. Anche se questi poi mi dicono che sono io che sono fuori. Ma stai calma, perché alla fine adesso però chiedo una cosa a Gigi. Cara Maria Elena, tu parlavi con la signora Daniela. Allora, peccato che non l'hai. Comunque no, guarda. No, leggo mia mamma, leggo mia mamma. Allora, io non vado neanche da mia figlia, vengono i miei nipoti quando possono a trovarmi. Vedete? Cioè, noi e i miei nipoti andiamo, quindi voglio dire fatevi, nel senso, guardate le case vostre, vai parlo Luciana, guarda, stai io calma. Veramente mi sto veramente alterando, scusa Maria Elena, ma mi stai facendo alterare, ma non per altro, perché continui a ribadire cosa ho detto. Io parlavo solo con Daniela diceva se vogliono vengono qua loro, perché io non posso muovermi. Brava. Giustamente ha fatto bene, ma tu il discorso non lo facevi direttamente a Daniela, perché dicevi bisogna tenere care le persone che poi magari vengono a mancare. E allora di cosa stai parlando? Luciana, di calma. Cosa stai parlando? Maria Elena, mi hai proprio alterata, perché non è vero quello che stai dicendo. Ma infatti sta dicendo fesserie e. No, scusate, io sono quella, sono la bestia e questo e quell'altro che sono cattiva, feroce. Ma tu, cara Maria Elena, sei abile a sviare il discorso, ma non con tutti riesci, perché la cattiveria arriva dove fin può arrivare. Con me non arriva, te la ribalto indietro.
Cioè, no, basta, io non ne posso più. Ma è quello che vogliono, Luciana. Tu non ti preoccupare, allora. Ma stiamo scherzando, a parte che io ho un marito e mia moglie. Roberta, non era un semplice pensiero. Luciana, posso dirci mia mamma? Maria Elena, non è che io voglio dire che devi essere bannata, ti voglio far capire che esprimendoti in questo modo non stai dicendo a Daniela una risposta, la stai dando al figlio la risposta, ma leggilo la tua frase, allora, leggitela. Luciana, per favore. E basta. Mia madre sta scrivendo, ma stiamo scherzando, a parte che ho un marito, e brava, mia nuora e mio figlio vengono sempre, basta fare polemiche. No, Gigi, volevo dirti se il messaggio che avevi scritto sopra era riferito a me o agli altri utenti che... Bravo, Ray Joker, non so chi tu no, sia. No, 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 non fare questo nome, gentilmente, no. Sto leggendo, poi ti spiego perché. Ma allora. Io dico bravo, perché sta dicendo cose giuste. Mamma mia. Allora, io pregherei per avere un figlio come Davide, se una persona vede di cuore. Ti ringrazio, Gigi. Ah, ok. Maria Elena, tu non devi chiedere scusa. Ma devi capire quello che è scritto. Ma riesci a capire? No, non riesci. Allora. Solo io sono la tonta, sono io che capisco male. Ok, ti devo chiedere io scusa, non te lo chiedo, perché sono sicura che quello che è scritto non era interpretabile diversamente. Mi spiace. Allora ragazzi, ricomponiamoci un attimo, perché qua non bisogna fare polemiche, non dovete guardare in casa mia. A Pasqua io se ritengo o non ritengo una cosa, ci penso io. Io posso andare a trovare mia madre e nello stesso tempo posso anche stare 2 minuti, l'importante è che la saluto e poi fare un giro, una gita fuori porta con mia moglie. Giusto per intendere. O stare tutto il giorno come potrebbe essere piacevole. Fare. Esatto. Ecco. Passare una giornata con mia madre. Perché comunque io e mia moglie andiamo sempre a trovare. Anzi, se volete sapere una cosa, mia moglie mi dice sempre: andiamo a trovare la mami, andiamo a trovare i suocerini. Quindi voglio dire, ma anch'io, però un'altra cosa, io. Ho iniziato una live tranquilla, spensierata, parlando di vacanze e tutto quanto. Non so se sono stato io o se è stata mia suocera a leggere. Vedete, perché mia moglie, veramente, io gli devo baciare i piedi, io devo fare esattamente come lei. Parlare, piuttosto guardo là in modo che io non guardi i commenti, ma non per mancanza di rispetto vostra, ma per appunto questi haters che rompono sempre le palle. E da una bella cosa che si sta parlando, si sta discutendo di qua e di là, ogni tanto arriva fuori qualcuno che dice: ma fai questo, fai quello, fai quell'altro. Ragazzi, io nella mia vita faccio quello che voglio, naturalmente sempre e per sempre a fianco di mia moglie. Perché? Facciamo caso, un'ipotesi. Mettiamo che mia suocera non andava fuori a mangiare. Dovevamo dividerci comunque, perché non è che si devono lasciare o mia madre o mia suocera sole, quindi ho sbagliato io a creare tutto ciò. Nessuno ha sbagliato. Allora, l'importante è capirsi e dirsi le cose, ma aspettarsi anche delle risposte, perché se uno fa un discorso del genere, io non sto zitta e rispondo quello che io ho capito, interpretato. E chiaramente l'ho interpretato non perché credesse chissà chi, l'ho interpretato dovutamente, perché non si era rivolta alla mamma, ha fatto capire la morale la signorina.
Comunque, e poi basta, perché veramente mi sono stufata. Comunque, leggi quell'altro che si è aggiunto dopo questi commenti. Se sono più invadente io, aspetta, o tua mamma, scusa, nelle tue live. Questo cosa vuol dire? Cosa vuol dire tutto questo? Che c'è una bella panna montata qua sulle nostre live. Si interferisce un po' troppo con la presunzione, non tanto, perché io, suocera, io voglio bene a Davide e sono inorridita a sentire le bestialità che le dico incontro, e anche a mia figlia, addirittura di crepare, è una vergogna assoluta. Certo. Queste sono le persone per me, io sono la cattiva. Ciao, non capite proprio nulla, carini. Allora, per favore, calmati un attimino, Luciana, perché qua, sì, ok, che chiesto scusa, però la domanda, Luciana, un attimo, perdona. Io non voglio nessuna scusa. Allora, tu hai chiesto scusa, ma perché chiedere scusa e riflettere e dire, ma sarà giusto quello che sto per scrivere? No. Quindi, se tu evitavi quell'uscita lì, evitavi tutto questo casino. Bene. Perché comunque, ricordiamoci una cosa, che io incontri nelle vostre famiglie non li faccio, però è un consiglio, non scrivere un commento per poi dire chiedo scusa perché, ma chi ti, ma guarda, per piacere, io vado via, io, perché no, questo utente non la sopporto, non la sopporto, non perché, perché continua a insistere, oh, mi metterete alla ghigliottina, no, aspetta, ma aspetta, che aspetta. Cavolo stai dicendo? Luciana, che perdoni. Cavolo stai dicendo? Allora, innanzitutto tu hai detto, e poi la chiudo, ecco, basta, è stata bannata. Allora, cerchiamo gentilmente di, allora, un secondo. Luciana, per favore, cerchiamo di non leggere più, se no si fanno, ti nervosisci giustamente, perché dicono fesserie. No, perché siccome a lei si è... aggiunto un'altra e lei chiede appoggio a quell'altra, adesso vale che vale, ha intenzioni ben diverse, ve lo dico, ben diverse il suo dire. Lei sì, probabilmente ha la mamma lontana ed è dispiaciuta, l'altra no, cercava di far capire un senso di colpa che non esiste per nulla, e meno male che la, che tua mamma l'ha anche capito, e l'ha chiarito, e non gli basta questa gente. Allora, volevo dire un'altra cosa, questa che l'ha bannata mia moglie, si chiama Maria Elena, mi pare, sì, aveva detto bannatemi pure, e mia suocera che... non l'ha neanche bannata, ha detto perché ti devo bannare, proprio per fargli capire l'assurdità del suo intervento fuori luogo. Non l'ho bannata neanch'io. Giustamente, chi l'ha bannata? Mia moglie, perché comunque sente. Allora, ma basta avercela con Luciana, è una suocera bravissima. Brava mamma! Oh, bravissima! Oh. Senti, ti hanno pagato forse, no, per... E no, scusate, io arrivo a questi punti, non ne posso più. Allora, purtroppo mia suocera è così, vi dico, ma non purtroppo, aspettate che riformulo meglio la frase. Allora, se mia suocera si incazza in questo modo, è perché ci vogliamo bene, siamo una bella famiglia. Ma dato che ci sono certe menti, non voglio dire parolacce, ci sono certi personaggi, soggetti che dicono... Perché le dico, me le riportano, Davide adesso non deve studiare il modo di andarsene. Ragazzi, da qua, perché io comunque stando qua, questa è la mia famiglia. Non è che per, mia madre e mio padre, grazie, ti voglio bene, non so chi ha, forse come mia moglie. Stavo dicendo che io da qua, da questa casa qua, non me ne andrò mai, perché io sto bene, io amo mia moglie e la risposerei altre mille volte. Vado d'accordo con mia suocera, sono orgoglioso di avere una suocera come lei. Anzi, c'è molta libertà di dirci le cose, e dà disturbo a persone che invece hanno le suocere che magari li mettono i piedi in testa. O i generi che fanno i fannulloni. Lui non è un fannullone. E vergognatevi tutte le volte che lo sottolineate. Non dico quelli che sono presenti. C'è qualcuno presente distorto
che ha la mente distorta, ma la maggior parte siete per bene. Mi spiace. Stavo dicendo che comunque io sono... Allora, io questo qua, Ray Joker, vai, non si può andare in una live dire una cosa e andare in un altro canale dire un'altra. Vai a divertirti altrove, Ray Joker, vai. Comunque, da che qua... vergogna, queste doppie facce. Questo è il mondo che va avanti. Ma vergognatevi. Ma io non ne posso più, guarda. Ma tu non... Allora, piuttosto vai su Instagram, distraiti. No, io sto qua... Sì, non guardo più, è vero. Ecco, non distraiti, per favore, non ti preoccupare, perché non voglio che per certi... No, Vane, non è che si scatenano, soggetti... perché mi sono scatenata io. Si scatenano perché hanno già dentro il marcio da buttare fuori. Sono già così sicuri, sadici. Qua c'è un sadismo diffuso su YouTube. È una cosa squallida che adesso provvederò io a sistemare. Luciano, per favore, stai calma. Vai, guardati qualcosina un attimino. Allora, lo ribadisco un'altra volta, ragazzi. Dato che io non so... Vabbè, voglio essere educato, solo vogliamo un attimo. Allora, da qua non me ne andrò mai e poi mai. In primis, seconda cosa, c'è gente che io sono qua perché così almeno mia moglie mi compra le scarpe di mare. Oh, ma vi ripigliate, fumatevi meno colla, perché io ho lavoro. Se io mi voglio comprare le scarpe, me le compro, avete capito? E se io e mia moglie, dato che ci amiamo, ci vogliamo fare dei regali, due persone che si amano, lo fanno. Però non mi permettete a dire che io sono qua, che sto cercando una via di fuga, perché siete solamente una massa di infami, avete capito? Siete infami a dire queste cose e che io sono come moglie per queste cose qua, ma voi veramente vi siete bevuti quel minimo di sabbia nel cervello, perché materia grigia non ne avete. Poi, allora ragazzi, io voglio fare le live tranquille. Chi è dalla mia parte, che vuole fare le tranquille, mi fa piacere. Chi non le vuole fare, fuori, dai coglioni. Oh, sì, comunque è una vergogna quei canali dire cose orribili, fatevi i cazzi vostri. Hai ragione, mamma. Però dai, basta. Davide, sei un ragazzo d'oro, sensibile e premuroso. Ho finito la seconda stagione di intera. Comunque... Maneggia, parla con me, non... Ah, stai parlando con Lucrezia. E poi non dite che io banno perché so solo bannare. Perché quando è... Avete visto che a lei non l'ho bannata? Mia suocera non l'ha bannata, l'ha bannata mia moglie. Però... Ma io sono perfida. Luciana, per favore... non fare questi interventi qua, per favore, perché poi ci sono gli infami, perché questa gente qua, chi nasconde dietro Nick, sono infami. Non cadere nel loro giochetto, per favore. Distraiti su Instagram, fai quello che vuoi. Sono su WhatsApp con gli amici veri, guarda. Ma no, non ti sto dicendo. Su WhatsApp sono quelli veri. Anche Instagram ne ho tanti veri, però diciamo... Allora... Ah, poi un'altra cosa, non vi permettete più a dire che io, perché io quella sera lì non so neanche, cioè io faccio una live per difendere mia moglie, difendere la ma famiglia, che bello, mi è arrivato... io sarei così, io se mi metto ogni tanto così è perché sto leggendo i commenti di merda che voi lasciate, avete capito? Ora andiamo avanti. Ma dove è finito Dennis? Ma quello è... ha lavorato anche oggi, ne ha chiesto questo favore perché è un periodo dove si deve macinare tanto lavoro e quindi penso che forse lo sentiremo domani. Comunque ti saluta e saluta anche papà e mamma, vi saluta tutti e due. Grazie.
Ah, scusa, mi sono dimenticato ancora stamattina, perché mia madre ogni tanto spegne il telefono. Sì. Mio padre, come ieri, ha detto salutami la Luciana, dagli un bacione, la stessa cosa a mia moglie. Ecco, adesso me lo vedi, me l'hai detto adesso, lo ricambio anch'io. Comunque, allora, Chiara... io non vedo l'ora, ragazzi, che va. Per chi insinua che Dennis è sempre più parte della famiglia? Non ho capito. Per chi insinua... Ah, scusa amore, ho capito. Ero andato un attimo... Daniela, io le parolacce, se vado avanti così me le dico anch'io stasera, le parolacce, ma non voglio dar soddisfazione a questa gente di tirarmi fuori dei gangheri totali. Mamma, tu sei... ascolta, via te. Mamma, sì, allora... Praticamente oggi, ma che ore sono? Perché volevo fare un calcolo. Sapete che ore sono, ragazzi? Sono le 23:42. Vabbè, quindi siamo ancora al 2, giusto? Sì, è vero, devo fare gli auguri io adesso, fra un po'. Allora, 3, 4, 5, 6, 7, vabbè, cosa conto a fare? Fra 6 giorni Dennis fa 19 anni, vi rendete conto? Sembrava ieri che lo prendevo e lo portavo in giro con lo scheletrino, perché il suo soprannome scheletrino è talmente magro. Infatti me lo devo tatuare anche quello. Volevo andare a bere il... Vabbè, fa niente. Davide, è bello avere una live così, dove si parla serenamente e gentilmente. Ma certo, ma sono queste le live che io voglio portare sul canale. Però giustamente, se una calunnia o uno calunnia dice frasi fuori luogo, giustamente una persona, dato che siamo tutti umani, quasi... Una persona che è buona e tutto quanto, dopo un po', boom, esplode. A Michela Lulù, a mezzanotte, che diventerà 3 aprile, io e il mio compagno facciamo 8 anni. Allora Michela Lulù, ti devo fare gli auguri. Buonasera Barracuda, ma c'era anche un altro utente che faceva... Mi pare la mamma Gnanni, però non mi ricordo chi adesso. Sinceramente non mi ricordo, tu ti ricordi perché? No. Michela Lusso, per fortuna possiamo stare a casa insieme. Scusami. Oh no, mi fa piacere che sei ritornato. Sto ridendo perché... C'è di tutto, di più. Anche l'acquario mi arriva in casa, l'acquario di Genova. C'è, per caso? Presente? L'acquario di Genova? Che sì, un nick. Com'è che si chiama? Acquario di Genova. Ma io finora non ho ancora letto. Io so quello di Genova. Scusate, mi diverto. Hai sbagliato? No, non è entrato nessun acquario. No. Sono io che, pensando a un pesce che vi ha presente, non so, vabbè. Allora... Ludovica, no vabbè, Ludovica, meglio che non ti leggo. Allora, ma perché Ludovica Border? Cioè, siamo qua in tre? No, meglio che magari non l'hai fatta apposta.
lasciamo perdere. Sogni d'oro, Daniele è andato a dormire. Mi sa di sì. Perché mi ha scritto su WhatsApp sogni d'oro, anche a te Daniela. Allora. Sì? Ma da te Ludovica Borsa dicendo? Non riesco a capire. Il 16-06-17 Jesse B. Mi piace questa risposta. Cosa vuol dire, scusa? Il giorno che ci siamo conosciuti e il giorno che ci siamo anche messi insieme. Ah. Allo stesso giorno? Sì. Veloce, un colpo di fulmine. Brava. Ah, ecco allora, perché sei stato fulminato. Sì, però sono stato fulminato in un senso buono. Sì, quel giorno, ma non è che tu sia rimasto fulminato. Che vergogna. Beh, ma sai cosa rispondo? No. Sai cosa rispondo? Che io mi fulmino ogni volta. Guarda che bella creatura. Io mi sento fulminato ogni volta che guardo mia moglie dalla sua bellezza, dal suo incanto. Chi è? Non ti aspettavi sta risposta? Chi è ancora? Guarda, si riesce a far vedere senza... Aspetta. No, no, non si può far vedere. No, fa vedere se si può far vedere. No, perché c'è il nome dell'utente, no, non farlo vedere. Vabbè, il nome dell'utente si può nascondere così. Si può, sicuro. No, no, guarda, aspetta, aspetta. No, lasciamo fare, no, non me no, lo mettere. No, non facciamo... Non facciamo mettere i nostri cari utenti veri, metterli alla berlina, no, no. Grazie, Lunetta. Grazie Monica Zompi. Michela Lulu, grazie. Ma si può sapere, io volevo bere l'ultimo caffè della serata. Tu ti sei ripresa? Al tuo io sono in forma. A me è passata la come si chiama? Passato lo santo gabbato lo giorno. Nel senso che a me già mi è passato quello che ha detto quella persona. Ma brava Luciana, così non mi vuole. Toccano più di tanto. Però certo il veleno è diffuso. Diffuso, ma forse noi abbiamo l'antiveleno, qualcosa che ci impedisce di farci colpire così. Brava Monica Zompi, condivido il tuo pensiero totalmente, Monica. Vediamo, sì, penso di... Ragazzi, scusate, ma io, meno male che un amico che mi sta rinforzando. Sì, 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 è vero, è vero. Ci sono degli hacker che comunque, pur avendo fatto del male, pur avendo detto delle cose cattive, ci fanno ridere, ridere. Ad esempio, a me manca il gufo. Dove è finito il gufo? Le galline e basta, e non ne voglio più. Fanno troppe uova. Nessun animale si è presentato ad ovile stasera, nessuna pecora. Sì, ma l'ho bannato. Chi? È sbagliata. Ah, ecco, bene. C'era una zampetta, non so se era di capra, una zampa di elefante, no, era una zampa di volpe, mi pare anche quella. Non c'è più. Ma che fine faranno queste bestioline? Così docili, domesticate e così piene di sincera
devozione per gli altri, non per noi però. Ma andiamo avanti che scorro qua così, come sono indietro. Sì, guarda Lilli, fra tutti Volpe Impagliata era la più simpatica, però dai, permettimi che fare questo tiro mancino è un po' troppo. Ha usato mettere la zampa un po' troppo avanti. Sì, Vale, c'erano tanti, tanti Nick. Rachele, quale foto? Pietro chiede se è il tuo gatto, Rachele. Dovrei essere a dieta pure io, ma non la faccio mai. Ma Rachele, dai, incoraggiamoci a vicenda. Alice Agliardi, no, Andrea, non ricordo. Vedi, allora abbiamo un animale presente, una gattina. Oh, che bello. Cook with me. Vediamo, mi è arrivata una bella foto di chi è. Mamma, che mostro, non è possibile. Ma chi è questo? Ma come mai? Io faccio una revisione qua adesso. Guardiamo gli animali che ci sono presenti stasera. Rachele! Ma che cos'è questo? Un gatto? Sai che non riesco a vederlo? Mi ricordo un canguro invece. Io non ci vedo bene, sembra un canguro il tuo gatto, scusami, Ma... Che roba, ma vi rendete conto che io faccio degli errori madornali? Prendo un cammello, cos'è che l'ho preso? Ho preso un gatto così bello, mi dicono che bello sto gatto. È siamese, vero Pietro, hai ragione. Io non ci vedo molto, in lontananza non vedo. Sembrava un canguro da qual collo così lungo, boh. Un siamese? Difatti Isabella è un gatto? Sì, caro Andrea Dibi, è una sigarettina dopo il caffè. Pietro, non mi fare che arrivo a dire a te scusa, Qua siamo tutti animali, non vedi? Ha 2 anni la tua Lulu. La siamesina, che bella. Sono certa che è una siamese. Sì, vabbè. Sì, anche noi amiamo i gatti. Oh Giulia, hai ragione tu. Io la vedo, sembrava proprio un canguro. Pensa un po'. Ma che roba! Eccomi qua! Vabbè. Allora. Ma io non ho capito. Io sono in contatto con un mio amico di Instagram che mi fa morire da ridere. Rachele e Luciana, le mando una foto su Instagram. Come... così la vedi bene. Ragazzi! Questo mio amico di WhatsApp è troppo simpatico. Mamma mia! Lo sapete che ci sono certi animali, magari io stessa, non lo so, che fanno scappare persino gli zingari. Quando mi vedono scappano. E non ti so pronunciare Cockwu. Patina 23, nonna Luna, buonasera, io ho un pastore australiano di 7 mesi, vorrei prendere anche un gattino. Bella. Giulia Pagano, perché mi devi dare del lei? Boh, mi scusi signor Davide, mi legge? Sì, la leggo, signora Giulia Pagano. Io non riesco a capire perché non mi parla nessuno. Ma come? Si vede che magari non fai... Ma in che senso, scusa? In che senso non ti legge nessuno? Ma chi è che è... Giulia Pagano. È invisibile? Fammi vedere, io ti vedo.
Giulia Pagano, tu scusa, ma qua siamo, cioè nessuno mi deve dare delle... Ma senti, questa persona, Rachele mi pare, non è che mi mandi su Instagram delle foto del gatto? Si a mesi mi piacciono da matti. No, non sei stata attenta. Ha detto, Luciana le mando una foto su Instagram così la vede bene. Grazie, è ma quello che volevo chiederti. E poi ha detto che ha un... grazie ragazzi, Luciana le ho mandato la foto, Rachele. Sei su Instagram con me, vado su Instagram. Rachele, mi arriva... Ah, ma scusa, Rachele mi ha mandato la foto di Gesù, tu... Me l'ho mandata Luciano, ora gliene mando un'altra. Ma guarda, padre, perdona loro, non sanno quello che fanno. Bella questa frase. Bella, e poi vedi anche poi la sofferenza. Poi è bella anche la sua immagine. La sofferenza di Gesù. Ma io pensavo mi mandassi allora. Il gattino, ma... No, questa è Monica. Grazie Monica, tu sai. Giulia Pagano, veramente. Stavo interagendo un pochino, ma era come se fossi invisibile, solo la signora Chiara mi aveva Eccolo risposto. Qua. Ma che carino sto gattino. No Giulia. Ma non posso farlo vedere, ci sei anche tu? Sei convinta che posso farti vedere? Non che poi mi dici la denuncio che mi pubblica. No, secondo me non bisogna farlo. Solo il gatto fai vedere, guarda. Manda solo il gatto se ce l'hai. Che occhi azzurri, belli come i tuoi. Bellissimi questi occhi. Ludovica Borra. Tutto... Perché fai le facce che piangono, Ludovica? È successo qualcosa? Giulia Pagano, che grazie, scusate ancora, non sono abituata a stare nelle live, non ti preoccupare Giulia Pagano. Ma figurati. Ora ti manda solo il gatto, Rachele L, che bene. Poi non so come si chiama su Instagram. Cedi la canzone di Battisti, signor Luciano. Di Battisti? Cedi ha scritto la canzone di Battisti. No, il mio amico è troppo bello questo. Ma cos'è sto corno? Guarda che simpatico. Ma cos'è, ha fatto un bagno o gli ha messo il gel? Marco, ciao Davide, mi saluti, signora Luciana? Sì, proprio. Partirà, l'arca partirà. Ma tu conosci Marco? Dove arriverà? Sarà come l'arca... No, partirà la nave, partirà. Sarà come l'arca di Noè, il gatto, il topo e tu... Ed io e ciao te. Luisa Conte, ma Michela Lulu ci sei? Non me l'ha mica mandata la foto del gatto, che non vedo che lo sembrava un canguro per me, va, poverino. Invece vediamo come allora, bello. Allora, Ludovica Borra, ero nel letto e ho sentito un casino di là all'ingresso, ho trovato fuori dalla porta i bidoni buttati giù dalle scale, ho preso un colpo. Sarà il vento, no? Boh. Cedi, occhi azzurri belli come i tuoi, Linda forse non li ha, ridi sempre, non parli mai d'amore, però non sai mentire mai. Allora, aggiornatemi sull'orario gentilmente, gentilmente. Mezzanotte. Allora, mezzanotte, Michela Lulu. Tanti auguri per i tuoi 8 anni insieme al tuo compagno, auguroni. Ah, ecco, arriva il gatto. Vediamo, è arrivato il gatto sorpreso. Poi c'era un utente che la madre faceva gli anni, ma non mi ricordo chi è. E beh, è Cesare che fa gli anni. Vabbè, auguri anche a Cesare, però qua c'era, no, perché è una scalinata e abito solo io. Guardate qui. Qua che bello il gatto che arriva. Allora, gli auguri a Michela Lulu sono stati fatti, a lei e al suo compagno. Eccolo qua. Guardatela. Tanti auguri Lulu. Eccolo qua. Guardate. No, alza qualcosa. Aspetta. Se però... Basta spedirmi i messaggi. Guardate che bella. La gatta che ha come nick. Come immagine profilo. Sì. È molto bella la tua gatta. Brava. Oserei dire che quasi ti assomiglia. No, vediamo. Ma sì, perché stando insieme, alla fine, chi si assomiglia si piglia.
Anche gli animali assomigliano poi al padrone. No, più il cane fa questo. Comunque Luisa bellissima. Conte, di pure cosa vuoi chiedere? Ma chi era l'utente che faceva gli anni la mamma? Io non me lo ricordo. Come si mette la foto nel tondino, vuole cambiarla. Giulia Pagano, e dovresti andare sul proprio profilo e schiacciare sul tondino e scegli altre immagini. Allora, chi è che mi voleva chiedere, che ha detto posso... Cos'è qua? Cosa succede? Prego Giulia Pagano. Allora, sono stata io a mandare Gesù a Monica Zompi. Perché credi fortemente lui, brava. Prego Michela Lulù. Ma invece l'utente che voleva la dedica. Luisa Conte, posso chiedere anch'io una dedica? Comunque l'utente, allora Luisa Conte, sì, però sta il mio fidanzato nel bagno, qui, però se non mi dici quello che devo dire non... Tu ti ricordi perché no, dovrei tornare indietro, però, allora... No, non mi ricordo chi era. Beh, Michela Lu, ti ringrazio tanto, anche il mio compagno si chiama Riccardo. Ciao Riccardo e tanti auguri anche a te. Pietro mi fa morire. Lo sapevo che era Pietro. Con Pietro. Ma come faccio? No, ho detto il nome, scusate. Ma scusa un attimo, come faccio a portare... È la pietra dello scandalo. Ma Pietro, secondo te io posso portare i gatti in vacanza? Ah, Luisa Conti, si può dire che lo amo tanto, si chiama... E certo che puoi portare. In vacanza sempre? Sì, però... Perché aveva una casa. Aspetta, scusa Luciano, Luisa Conti scusa. Dice... Se puoi dire che lo amo tanto, si chiama Stefano, però ti dico io quando, perché ora non c'è in stanza. Va bene, Luisa Conte. Amore, prima che ti prendano in giro, chiedi il messaggio esatto. Me l'ha scritto. Cioè, Luisa ti ama? No, Luisa mi ha chiesto una dedica, se io gli posso dire al suo ragazzo Stefano che lei lo ama tanto. Ah. Posso dire invece al mio amico fotografo che tutti gli vogliamo bene, perché è troppo bravo. Ma anche da voi c'è più fatto. Tanti auguri, sì, Cesare. Allora, aspetta che vi mando... Prego, Luisa. Auguri, Cesare. Luisa, fammi sapere che glielo dico. Allora, qual è il vostro uovo di Pasqua preferito? Una Ferragni. Luisa Conte, no, che prese in giro assolutamente, solo che non è... No, no, non aveva capito, Luisa. Cos'è che non ho capito? Io. Davide, anch'io, ami Puffi, puffiamoci, no, Giovanni. Giulia Pagano qui a Venezia, ieri a Grandinato, anche qua in varie zone di Milano. Isabella, desidero tante auguri a Cesare. Vedi. Suzette. Auguri Cesare, aspettiamo la live con Luciana. Sì, arriverà presto. Ne compie di anni e lui è dell'85, 37 ne compie oggi. È un ariete di quelli proprio arieti. Michela Lulù, avevo preso un uovo di Pasqua al mio compagno, ma l'ha già finito tutto. Ma però. Ma sì, ma anche qua, Adesso quando si fa l'unboxing, si fanno gli assaggini. Buonasera Erika Rossi. Qua sono ancora tutte chiuse le uova. No, mia moglie non farà la live. Giulia Pagano, auguri a Cesare. No, definitivamente lo dico, non la faccio domani.
Perché lo devi fare una live? Guardando... Volevi fare la live? Ma che tipo di live? Spiegare, perché mi sono terminato, per quello spiegare bene tutte le varie cose. Domani parlo, dai, hai tempo. Ah, sto guardando un film con Ben Affleck, Acque Profonde su Prime. Che vale di più. Perché lei e il mio compagno abbiamo già fatto Fuori tre uova, però. Ma esattamente quanto devo aspettare Luisa Conte? Prima che mi sfugge il messaggio, più che altro, Bel nome si porta Cesare, vero? Ok, allora, caro Stefano, la tua amata compagna Luisa ti ama tantissimo. Quindi dovresti essere molto felice adesso. Devi spupazzartela di baci, perché ha voluto farti questa sorpresa, questa dedica. È andata bene, Luisa? Dammi l'ok. Oh, arriva Zante, vediamo Andrea Zante. Mi ricordi qualcosa? Allora, signora Luciana, posso mandare le tre foto dei miei gatti su Instagram? Ma chi sei? Eleonora 86 Eleonora, ho sentito, sì? Che ti piacciono i siamesi e io ho una Thai. Sì, sì, mandali Eleonora. Certo. Oh, Stefano mi ringrazia, benissimo, bene così. Gia Pagano, io ho già mangiato il mio uovo, ne comprerò un altro. Brava, fai bene. Non istigatemi, perché sennò stasera per dispetto... Le tre uova della Ferragni me le apro tutte, anzi, più quelle dello Kitty. Però prima gli tiri i pugni, signora Luciano, ho partecipato alle ultime live, forse per questo si ricorda Andrea Zante. Ah, per quello, sì. Eleonora 86, Eleonora, ok, grazie. Martina M dice... Dove è finito il mio contatto? È sparito, è andato in vacanza. Ok, ragazzi, allora, io ho comprato l'uovo della Perugina al cioccolato bianco. Ma vedete che anche questo è un business, però. Giulia Pagano, io ho preso quello bianco, nocciolato della Perugina. Irresistibile, ho goduto a mangiarlo tutto. Io non vedo l'ora, io sto mirando al Gala che al Lind. Che ne dici, Luciana? Sì, ma non adesso. Ma io adesso lo voglio fare. No. Allora, aspettate, cos'è che stavo leggendo? Giulia Pagano. Ah, ok, Michela Lulu. Come si fa a dire di no al cioccolato? Io sono... Dov'è che è finito? Allora, te non ti so pronunciare, purtroppo, perdonami, dici, per stare bene sento che avrei bisogno soltanto di un vostro abbraccio, vi voglio bene, ti ringrazio. Che uova mi consigliate quest'anno? Voglio delle solite... Non hai voglia di solite delle uova Kinder? C'è una bizzeffe. Roberta, Davide, apri un uovo? No, non adesso. Isabella, solo cioccolato e perché? Svizzero. Scusa? Cosa? No, allora, siccome a me è arrivata una bella dieta da fare, ma bella, e servirà anche a te, anche Chiara. Chi è te l'ha data? E un dietologo. Che conosco, e praticamente stasera dobbiamo finire. Sì, così no, non si può. Un uovo, perché queste uova qua non potremo più mangiarle. Queste uova, con la dieta che iniziamo domani, non saranno più commestibili. No, mi dispiace. Diciamo. Dobbiamo darle a qualcuno. Allora. Michela Lula, avevo scritto che io sono a dieta e la sto seguendo abbastanza bene.
ma in questi giorni a casa con il Covid è impossibile resistere alle tentazioni. Mi dispiace. Ceri, Davide, puoi chiedere a Chiara se è bello il film Acque Profonde? Amore! Dicono se è bello il film Acque Profonde! Hanno chiesto di chiederti se il film Acque Profonde è bello! Ha detto che non lo sa. Non... lo sta guardando. Ah, dice che tiene degli sviluppi, però dice che è interessante. Io quello al cremino, non ricordo la marca, forse per Negotti, non vedo l'ora. Francesco, Acque Profonde, mi piace, mi pare di averlo visto. Se è quello che penso che carina, sì. Ludovica, al cremino per Negotti. Mi piace come scrivi. Allora, Margherita e Giuseppe, ciao, saluti me e mia sorella Jessica. Ciao Margherita, ciao Jessica. Prego, Ceni e Ele De Santi, se l'ho visto ed è un bel film. Bene. Bene, avete visto? Mi dispiace che non posso fare gli auguri alla mamma dell'utente perché non mi ricordo. Amica Chips è arrivata. Ma la mamma dell'utente sai chi è? Elisa. Adesso mi viene in mente. Ah, Elisa. Vero. Mi hai fatto venire in mente. Elisa ha la mamma che è a Riete, anche lei. Allora, Elisa, fai tantissimi auguri a tua mamma. Anche da parte mia, Elisa. Non mi ricordavo. Margherita e Giuseppe, buonasera. Ciao a voi due. Allora, Rachele, ma poi io mi chiedo, com'è che la Milka non ha fatto l'uovo di Pasqua? La Milka? Aspetta che verifico. Non lo so, qua non c'è, però non lo so. Si vede che non c'era in vendita quel giorno. Mamma mia. Però vedete che business. Allora, mia moglie mi ha detto che la Ferragni, come ogni anno, anche quest'anno, tutto il ricavato delle uova di Pasqua andrà in beneficenza per i bambini. E quello ci credo, perché comunque la coppia Ferragnez fanno sempre molta beneficenza. Le abbatte alla Conad, quelle della Milka, si compra. Cos'è stato? Ieri! No, sempre oggi è il compleanno della nonna di Fedez. Ah, Elisa, vedi. Grazie Davide e Luciana, appena finito la torta adesso vado a dormire. Un bacione e tanti auguri alla tua mamma. Ancora tanti auguri alla tua mamma, buonanotte Ludovica, a lei Luciana piace il cremino. Moltissimo. Qui a Torino sono i cioccolatini più buoni insieme al cremino. Ai gianduiotti, e mi piacciono tanto. Buoni gianduiotti. Mamma mia, gianduiotti torinesi, mamma mia. Che allora, bello. Abbiamo mangiato una bella frittata, grazie, con le zucchine. La sto mettendo in bocca, grazie. E ha fatto il rotolo sempre con le uova che stavano per scadere, con le sottilette e il prosciutto cotto. Pesce e patate fritte. Buono, dai. Pesce, sì. Sì, i gianduiotti sono... Ma i cremini non sono quelli lì? Piatti, quadrati. Sì, come sono dei, come si chiama? Dei. Si chiamano proprio cremini, giusto? Sì. Che hanno uno strato alla crema. Sì, l'altro mangiati. Più... Sì, guarda. Quelli lì sono per me i cremini, i gianduiotti, i Ferrero Rocher, Raffaello. E beh, sono... e le scioglievolezze della della Lind. Lind. Per me sono come le ciliegie, anzi peggio. Ma che carina, Craven. Ti ispiro tenerezza. Oh, ma che gentile. Me l'ha fatto una spugliata stasera. Però è tutta qua la mia battaglia. Ah, Davide, scusa, facendo la spesa online, se me ne faccio portare a casa, quanto ci mettono? Non potendo uscire. Allora, posso... mi dà... guarda, allora, Michela Lulù, di dove sei? Se sei di Milano... Diciamo che quelli che
Quelli un po' più lenti sono quelli dell'S lunga, eh. Però non so di che zona sei, non so se è di Milano, però... Ma Eleonora mi dice che mi ha inviato le foto, ma non ti ho neanche in elenco io, Eleonora, a te, scusa. Però allora, in... dove sei finita? Dov'è Eleonora? Eleonora, tanto se Eleonora, Luciana ha foto inviata. Ah, Michela Lulu, di dove sei? Ma vicino a Monza... Guarda, vicino a Monza, ma c'è l'S lunga Monza o nelle vicinanze? Penso di sì. Comunque devi... Io ho un'altra Eleonora, scusa, eh. Aspetta un attimo. No. Aspettate un attimo, allora. Eleonora, 86 Eleonora, ma su Instagram è lo stesso nick di YouTube? Perché io non ti riconosco. Poi Michela Lulu, guarda, io ti do, non conoscendo la zona di vicino a Monza... Dovresti chiamare i supermercati e informarti, perché non ti posso dire una cosa per un'altra. Ah, qua mi sta mandando. Beh, Michela Vanegia, però tre giorni per l'S lunga non è tanto per le richieste. Che carina, madre Teresa di Calcutta. Mi ha mandato questa, forse. Con la sua frase molto, molto bella. Non arrenderti nemmeno quando... Sembra andare tutto storto. Ricorda che in fondo al tunnel c'è sempre la luce. Grazie, grazie, grazie. Devo ricordarmelo. Grazie Monica. Ma questo non mi serve. Allora, Michela Lui, domani proverò a chiamare, allora chiedi informazioni perché comunque... Per dire, noi che siamo di Milano, se l'S lunga ci mette tanto, abbiamo altri supermercati che fanno il domicilio. Si sta bene senza fastidiosità in live. Ma chi è che dice questo? Amica Chips. Mm. Ma non è un pigiamone, un pigiama normale. E il caro il costo di consegna? Ma dipende, allora, dell'S lunga, che io sappia, no. Poi abbiamo provato anche a Lunes, quando eravamo ancora di là e non era caro, era abbordabile. Ma diciamo che i prezzi non sono elevati, ragazzi, eh. E poi, ragazzi, poi dipende, se per necessità... quei 5-6 euro di consegna si possono anche spendere. Sì, S lunga costa 7,90. 7,90 costa? Hanno aumentato? Ero con me... Vabbè che... Però ragazzi, diciamo che per chi non può uscire causa Covid o per chi non può portare... Per dire, uno che ha piedi che non può portare i pesi, ringraziamo che fanno questi servizi anche nei supermercati, perché le consegne, poi sapete, ci sono anche tanti anziani che fanno le domicilio, e diciamo che le consegne qua da anche 8 euro, dice Vanegè, diciamo che però ragazzi, Tigro 6,90 gratuita se spendi 90 euro. Ma io sono del parere, ragazzi, che se uno fa la spesa online o fa un bel carico, oppure vabbè, se uno vuole prendere il necessario, per me è meglio che vado prima di comprare. Barracuda, ma tu dici di essere romano. Ci sono due ristoranti romani famosi, me li puoi dire? Io martedì inizio la dieta ingrassante, speriamo bene. E lui dimagrante. Beh, mi piacerebbe avere anch'io quella cosa di fare quella dimagrante. Quella ingrassante. Quella ingrassante. Così dici, mi immagino tutto. Ma noi adesso la facciamo, non la facciamo più mensilmente la spesa. Noi quando vediamo che, vabbè, adesso il frigo è veramente pieno,
però la spesa è meglio sempre farla anche settimanalmente, perché comunque tutto sommato il freezer è ancora lì che strabocca. Da me a Comasina la portano gratis sempre. Ma gratis dipende, eh. Allora, Lucio, bene, ciao a tutti, vi scrivo da Nuuk di Groenlandia, sono finalmente arrivato. Giulia Pagano, no, io invece che la faccio mensile perché da Venezia, centro storico a Burano, la consegna mi costa 15 euro. Allora fai benissimo, più che bene a farla mensilmente. Federico F, signora Luciana, però fare quella ingrassante è più difficile di quella dimagrante. Perdere chili Veramente? è più facile che perderli quando si è gravemente sottopeso. Eh sì, perché sottopeso è, diciamo che è una. Se sei eccessivamente sottopeso è perché il tuo metabolismo è talmente veloce che puoi mangiarti anche un fregore intero, che è veramente più difficile. Su questo non ti posso dar torto. Allora, Ma anche Giulia, dimagrire a volte è difficile, guarda, ecco. secondo me no, perché ti ricordi, cioè, se noi iniziamo a riabituarci con lo stomaco, poi tu dici io devo raggiungere questo obiettivo, all'inizio si fa fatica, poi sei abituato e non ci fai neanche più caso. Però se sei veramente troppo sottopeso, ma troppo, perché tu ti puoi mangiare tutto quello che vuoi, fai fatica a ingrassare. Forse anche fai fatica a ingerire quello che devi mangiare, ti pesa subito quello che mangi. Lì purtroppo la dieta, fare la dieta per mettere Ma su. forse per mettere su peso, sai come va bene? Perché io ero dimagrita tantissimo, che ero uno scheletro, mangiavo ogni 2 ore qualcosina, il continuare a mangiare, mangiare dopo 2 ore qualcosa, poco, ma spesso fa ingrassare. Ah, Federico F, sì, mio nutrizionista mi ha detto che sarà tosta prendere chili per dimagrire, soprattutto all'inizio sono solo liquidi, esatto, il peggio magari è dopo, ma Prendere prendere peso è una peso è una battaglia battaglia dura. dura. Davide, abito in Umbria, conosco lo Scoppettaro e la. Quindi non sei di Roma, hai visto Barracuda che ti ho sgamato? Perché tu vuoi parlare romanesco, ma dici che tu abiti in Umbria. Avete visto? Non ci voleva tanto. Ma sì che ci riuscirai, Federico. Federico, guarda, io ti dico una cosa. È vero che per dimagrire è vero che i primi sono facili perché sono i liquidi. Lo stomaco, per una persona, allora io parlo per me, non sono un nutrizionista né un dietologo, però per dato di fatto, i primi 10 sono liquidi, ok? Però io prima, perché ce la facevo? Perché io nella mia testa mi ero impuntato di mettermi veramente d'impegno, di non sgarrare, e io anche se magari durante la settimana di sera alla cena mi facevo la pasta, anche due piatti, o perdevo qualche grammo o restavo lì, però non aumentavo, l'importante è quello. Poi vabbè, ci sono state le vacanze di Natale che mi ha rovinato, adesso mi devo rimettere l'impegno, una volta che lo stomaco si è abituato sono a posto. Comunque Federico, prova a impegnarti e è logico, mangia tanto perché il tuo obiettivo è mangiare tanto, però non arrivare alla nausea, perché dopo segui i consigli che ti ha dato il tuo nutrizionista. Se vuoi, ti dico le cose che fanno ingrassare, penso che farebbero ingrassare chiunque,
i formaggi dolci, tutte quelle cose, il cioccolato, dovresti mangiarlo ogni mezz'ora. Ma io, tu pensa che, vabbè, mio nipote, 19 anni, è bello magro, perché comunque è un chiodo, lui ha sempre mangiato poco e mangia poco tuttora, però io sono del parere che quando uno ha il metabolismo veramente che corre, come una macchina da Formula 1, puoi mangiarti anche tutto quello che vuoi, che dovrebbero fare qualcosa di più. Beh, vedi che Barracuda non ha allora, mai detto... Allora, mi piace parlare romano, ma se mi dà... No, aspetta, Barracuda, non mi dà fastidio, ma quando ti ho detto... Tu avevi detto che eri romano, se però dici di no, ti chiedo scusa. Federico, comunque... sai che se tu condisci le cose con l'olio, ingrassi subito. L'olio, il condimento, il burro... No! Però il burro fa male, però l'olio, sai... Pane spalmato con pomodoro e olio, mi una volta. Fa me, ma però, sai come ti fa ingrassare, Però mi fa, a lui lo è... E queste cose... Ecco, Ele De Santis. Ele De Santis deve sempre dire la sua. Non e capisco qui... la scoperta di Davide, tu mi cadi sempre sulla buccia. Vabbè, fai, andiamo avanti perché Federico di niente... Comunque Federico, ti ripeto, tu che devi, hai bisogno di fare la dieta ingrassante, io voglio un consiglio piccolino ti do, cerca di non arrivare a... Addirittura di più calorie ancora. La dieta parte da 2500 kcal al giorno, mi ha detto che tra un mesetto in base ai risultati saliremo di parecchio. Però, allora, Federico... Ele De Santis, quando la battuta fa ridere, ma se non fa ridere non si ride, ti pare? Ma secondo te era una battuta? Appunto. Quella che tu hai detto non è una battuta, non ti arrampicare sugli specchi. Comunque, sei stato te Federico a dire che la frutta secca ingrassa? Sì, sì, noi. No, perché anche lì, vedete, nella dieta ti mettono anche la frutta secca, è logico, non a quantità industriali, ma ti danno magari un 80-100 grammi, per dire due noci divise in due. Che ti va bene per il colesterolo, ma magari per la dieta poco. No, per la dieta vanno bene perché diciamo che... Per lui che deve ingrassare sì. No, ma anche per noi, sai perché? Detto dal nutrizionista, per dire fai colazione... Per arrivare al pranzo loro qualcosina ti mettono sempre in mezzo, o un frutto o due noci. Sì, ma non quelle cose secche che sono. No, non è anche la frutta secca, Allora, Pietro, buonasera lui... signor Pietro, la frutta secca è molto molto calorica, ma fa molto bene. Siamo sui 15 grammi al giorno per prendere peso. Vabbè, ecco. Io ho detto 50, però ci sì, i 15 certo, grammi... il colesterolo è proprio l'ideale. Proprio allora, Federico, poi a colazione mi ha messo yogurt greco più 50 grammi di frutta secca più un frutto. Ecco. Ma guarda che colazione è. C'è una colazione per ingrassare... Per carità, te l'ha data un professionista. Però se io devo fare una dieta per ingrassare, io non mi mangio quelle cose lì, mangio qualcosa di più... Per dire, magari mi mangi due belle brioche ripiene. Però, Federico, mio pensiero, te l'ha dato un professionista, non... Giulia Pagano, la frutta secca è oleosa, è carica di energia, è un grasso buono. Beh, è bello questo confronto perché ognuno ha la sua. La frutta in è generale... È bello che uno sta e l'altro scende di peso, bella questa cosa. Ah, è più calorico, vedi, dicono, lo yogurt greco. E io, ad esempio, prendevo lo yogurt magro quando facevo la dieta io, proprio seguita dal diabetologo proprio. Federico F. Davide pensa che avrò 8 paste al giorno, mamma mia. Guarda, non è una cosa... Tu magari sdrammatizzi, però fai una dieta per ingrassare... Però potessi farli 8 pasti al giorno,
Pietro, yogurt greco e frutta è una colazione ottima, la più sana in assoluto, ma è dura ingrassare. Quello è vero. Quando si è come purtroppo si sa per ingrassare. Cioè, vedi, anche yogurt greco per dimagrire, sì. Quello privo di grassi. Sì, c'è. Ma sapete qual è il fatto? Che è veramente una cosa folle. Allora, se uno vuole mettersi l'impegno, cioè se uno vuole dimagrire, deve fare sacrifici, resistere alle tentazioni e tutto quanto, no? Però se uno si mette l'impegno, veramente ce la fa. Poi ci sono anche le persone che possono mettere l'impegno e non ce la fanno, e poi ci sono le persone che fanno le diete per ingrassare, e ragazzi, non sembra, ma anche fare 8 passi al giorno, io sono dell'idea che se il metabolismo è quello lì, uno può fare anche 10. Eh sì. Allora, ma Tatu, io ho letto, scusami se questo non c'entra niente, come mai sotto un video hai commentato con dei puntini? Mi sai dare una spiegazione gentilmente? Giulia, Davide, ieri sera ti ho seguito e mi sono preoccupata. Quell'episodio che ti è successo lo conosco, non sottovalutarlo. Scusa Luciana, che episodio è successo ieri? Una certa Giulia dice, ieri sera ti ho seguito e mi sono preoccupata. Quell'episodio che ti è successo lo conosco, non sottovalutarlo. Ma quale episodio? Tu... Io non ho visto nessun episodio. E no, perché già oggi ha mandato. Lasciamo perdere. Sì, lasciamo perdere. Ah, Federico, il mio nutrizionista mi ha detto che una qualsiasi dieta deve partire dalla testa. Se non parte dalla testa, non si prendono, perderanno nemmeno. È vero, perché se tu sei convinto, sei determinato, come l'avevo fatto io, si riesce in tutto. Volere e potere. Beh, si vede che sei andato comunque da un nutrizionista e deve essere anche in gamba. E anche quella che... sì. Pietro, stai parlando? Sì. No, Federico praticamente ha detto che il suo nutrizionista gli ha detto che qualsiasi dieta che si debba fare, la prima cosa deve partire dalla testa. Come per dire, se tu vuoi dimagrire e ti metti l'impegno e tutto quanto, dimagrisci o ingrassi la dieta in base a quella che è, ma se non hai determinazione non fai niente. E vedi che bisogna dividerlo su... perché sento che devi mangiare tante quantità, devi distribuirlo. Allora, Tatu, non mi hai risposto alla mia domanda. Gentilmente, come mai... sotto una live commentato con i puntini insieme a tanti utenti. Ma chi? Tatu. Eh? Tatu ha commentato sotto una live di chi? La mia, con dei puntini e tanti altri utenti anche. Dimmi subito se è il caso che banno o rimuovo il commento. Sì, Davide è un ottimo specialista, ad una mia amica ha fatto perdere quasi 50 kg. Ma che bello! Federico, sai, quando le persone studiano, no, non lo so Davide, ho visto che c'erano i puntini e io li ho messi pure, ma senza motivo. Ah, ok, grazie della spiegazione. Infatti, vabbè, a te non ti banno, ma gli altri verranno bannati perché... Vabbè, però rimuovo, dai, rimuovo i commenti. No, Federico... è molto utile quello che hai detto perché ci sono anche le persone che hanno bisogno di ingrassare. No, Federico, ha ragione mia suocera, perché comunque tu stai dando una, dato che tu sei andato da un nutrizionista e tu stai dando anche dei consigli per la gente che come te ha bisogno di ingrassare, o nel mio caso che io devo perdere chili, no? No, Lucio Pireni, guarda che l'estetica viaggia insieme alla salute anche, eh? Non è che in Italia sono fanatici per l'estetica, è proprio la salute che subentra. Allora, al primo sovrappeso ti subentrano dei guai, eh? Chi è fanatico per l'estetica è perché si vuole far vedere, no?
Buonasera Luce Tremula. Ma ciao Luce. Io per dire adesso vado a fare, che me l'ha detto il tabaccaio. Beh, comunque chi il dietologo, cioè sì, facciamo una distinzione, dicono le persone. Ma che? E io lo dico qualcosa, perché il dietologo, diciamo, ha una certa competenza medica anche. Sì, è più il nutrizionista invece è più riguarda l'alimentazione, gli cioè esercizi, l'essere compatibile. Però non ha una competenza medica. Il dietologo ti dà anche da fare degli esami. Per sì, perché il dietologo ti fa, ti prescrive gli esami, ti pesa, sì, per dire quanto peso devi perdere, cosa puoi mangiare e cosa non puoi mangiare. Ma Lucio Bireni, come mai stai raccontando sta cosa? Non eri quello che voleva scappare dalla guerra e andava in Groenlandia? Ieri mi pare, non so se mi confondo. Beh, non è che andando in un paese dove magari il sovrappeso è quasi una regola, tu possa sentirti bene di salute. Secondo me il sovrappeso veramente comporta anche problemi di salute, E presto o tardi la dieta bisogna farla. Anche questo è vero, Erika, non è che bisogna essere fissati, essere tutti, com'è che erano le regole del seno? 90, 60, 90 di misure come le donne, per dire, questi canoni di bellezza. Però, diciamo, quando vediamo che qualcosa cresce, soprattutto lo stomaco, è importante lo stomaco, se si dilata, farlo ritornare nelle giuste misure, perché poi è la salute che subentra, La magrezza è fonte di problemi di salute, è vero Federico? Bisogna trovare l'equilibrio giusto, bisogna trovare e mettersi in mano a dei medici, a dietologi seri, che magari per farti la cura ti fanno anche spendere qualche soldino, ma sono soldi spesi più che bene, più che comprare tutti i cioccolati, che è meglio evitarli quelli, perché poi sono insieme, cara Chiara, mi guardi nella verità, sono insieme la spesa di 10 cioccolati, 10 uova, una visita da un dietologo ti costa pari pari con 10 uova che poi non riesci a mangiare perché poi sono troppi. Lo stile di vita sano, sì. Però lo sapete che cosa secondo me ha rovinato tutto? Questa mancanza di attenzione alla salute? Proprio il discorso di dover stare magari in casa, avere questi limiti. Adesso invece che lasciano, diciamo, più libertà, ci metteranno in contatto in contatto con gli altri, secondo me è meglio dare di noi stessi un'immagine migliore, staremo anche meglio, oltre che con la salute. Hai pagato 50 euro, ma sei andata da chi? Hai detto che sei andato dal dietologo o nutrizionista? 50 euro, prima visita. È chiaro che lì le visite devono essere abbastanza frequenti, controlli, tutto quanto. Ma io anni fa, quando ero, diciamo, che avevo già avuto i figli, no? Ero andata a fare la dieta Weight Watcher, quella di famosa. Ero dimagrita tantissimo, proprio perché c'era questo discorso di confrontare, ti pesavano lì davanti agli altri, ti facevano gli applausi. E io ero incentivata a fare sta cosa e dimagrivo mica male e mangiavo benissimo. Il cibo che consumavo era ottimo e poi cucinavo, soprattutto mangiavo roba cucinata. La cosa secondo me che fa ingrassare è mangiare robe che sono già pronte,
meglio cucinare, perdere tempo o farlo cucinare perlomeno, trovare qualcosa di fresco, non cose che quindi puoi farle in modo più sano, ecco. Allora. E pesare le cose, quello anche quello è importante. E anche biologo il tuo nutrizionista. Ah, ogni 3 settimane ti controlla, beh, insomma. Ma quanto hai speso dal nutrizionista? 50 ogni visita. Beh, 50 ogni quanto, 6 mesi? E vedi anche il dietologo. Il dietologo poi dovrebbe dar più sicurezza perché è una competenza medica in più. Sa anche equilibrare in base alla tua persona, insomma, i tuoi esami, le cose. Ma Federico, una mia curiosità, si è provato ad andare anche da un dietologo? No, vai che il dietologo penso che ti dà proprio solo per la... non so se ti dà la dieta per ingrassare o sì. Penso che tutte e due le diete facciano. Io proverei anche a optare da un dietologo, E beh, il dietologo no, costa di più, settimane credo, c'è la visita, di cioè tu ogni 3 settimane spendi 50 euro? Lui però, da Barracuda fa tutte e due le cose, dietologo e nutrizionista. Quello sarebbe bello trovare, uno che fa tutte e due. Però, Federico, ma non capisco perché, non basta il dietologo? Ma non lo so, pare che sì, Davide, sono andato... Il nutrizionista ti spiega gli alimenti, la composizione. Ah, senti Federico, che è andato dal dietologo ma si è trovato male. Vabbè, chi? Federico. Ah. Eh beh, fatto bene allora andare da un nutrizionista. No, non penso che il dietologo ti prescrive farmaci. Se servono, sì. Sì? Ma generalmente... È difficile però. Ma perché è medico e quindi sa se è giusto fa... Io sono contrario ai medicinali, Ma la maggior parte dei dietologi non ti danno la... Se non ne hai bisogno non te li danno. Lui ti prescrive gli esami, ma è difficilissimo che ti prescrive dei farmaci. Ma guarda il mio caro Lucio qua, che problematiche si ritrova. Ma sai che mi fai simpatia tu, Lucio? Continua a parlare della Groenlandia, che vuole introdursi in questo ambiente e sta cercando di capire come poter comunicare, come stare. Informati su Google. Sì, sì, ho capito che se servono li prescrive però. Però io non li prenderei mai. Perché se io vado da dietologo non è che vado per prendere dei farmaci. Beh, scusa, se tu hai dei problemi endocrinologi... Quindi... Ma quanti dietologi mi hai portato? E tutti quanti mi volevano dare pastiglie e non ho preso manco mezza. E io non te le ho fatte dare. Ma sono mai dimagrita con i dietologi? Mai. Sì, perché digiunavi. Ma digiunava che... perché dimagrita digiunando lei. Non sì. È normale. Non è normale questa cosa. Ma purtroppo capita spesso. Anche mia sorella ha dietologi a pagamento privati, eppure c'è gente che riesce a dimagrire magari facendosi una dieta per i cavoli propri che non andando... Ci sono patologie in cui servono i farmaci purtroppo. Beh, ma potresti anche non avere malattie, Beh, ad esempio io col mio diabete preferisco mettermi in mano un dietologo, esatto, che ha un nutrizionista. E difatti il diabetologo è anche un dietologo, lui sa fare questo. A me l'aveva andata a lui la dieta. Però non è che se devi essere per forza ammalato per andare dal dietologo. Ah, Federico, possono darti tutti i medicinali del mondo, ma senza una buona dieta non si perde peso. Alla base bisogna avere un buon piano alimentare, quello è vero, Eh sì. Perché comunque il dietologo ti prescrive gli esami, ti fa una bella visita e poi ti... Se la dieta che ti dà tu la segui bene, è buono per te. Se non la segui, è lì. Ah, Erika era in mano sbagliate, dice.
un dietologo che è finito su Striscia la Notizia. Addirittura, mamma mia. Vabbè. E non sempre si va solo per avere una dieta, ma per costruire... Buonasera, Aldo. Perché, e sì, difatti ti dico, io come diabete di secondo tipo 2, io avrei bisogno proprio questo qua, il dietologo. Comunque sono del parere che Aldo mi viene da ragione, che se per dimagrire o anche per ingrassare bisogna avere solamente la buona volontà, avere proprio una forza di volontà di quelle che ti poni l'obiettivo e dici... Beh, questo forse, Erika, questo manipolava le teste, questo, addirittura. Devi odiare chi ti offre il cibo. Ma allora la tua volontà... Che è il dottor Lem, questo. Sì. Difatti, la tua volontà dove esiste? No. La tua volontà soltanto... No. Allora, Michela Nuno, nominato adesso il dottor Lem, che dite? Vi ricordate il dottor Lem? L'avevano fatto vedere a Striscia? Sì, me lo ricordo. Sì, perché lui, a parte che è un burino, che chiamava la donna testa di donna, perché per lui già questa era un'offesa, no? Infatti non nominiamo il dottor Lem, perché non so neanche come si fa a dire... A sapere se è un dottore. Appunto, perché a parte che è presuntuoso, uno sbuffone che neanche se fosse l'unico in tutta la faccia della terra andrei. A me non piace questo modo di ridere così, proprio da cioè, Iena Ridens. Sì, perché ti prende in giro in sì, faccia. Da Iena Ridens proprio. Bravo, è fatto bene. Tanto anche palestra. E poi ha smesso di fumare. Per quanto riguarda smettere di fumare, diciamo che io quando ho fatto palestra, non dico che ho smesso di fumare, ma io quando uscivo dalla palestra, io stavo senza fumare per almeno quasi una giornata lavorativa, perché uscendo dalla palestra a polmoni aperti, purificati, il mio corpo non mi diceva, non mi, l'input del, cioè io proprio non pensavo alla sigaretta proprio. La cosa bella della palestra è che oltre che a sfogarti, a toglierti lo stress e tutto quanto, una volta uscito non avevo proprio necessità di fumare. Anche quando si andava a giocare e si organizzavano le serate a calcetto, i miei ex colleghi fumavano appena finito di giocare. Io se proprio io già sentivo il polmone appena aperto, purificato, se io provavo a fare un tiro mi veniva da rimettere. Pensate che vedi, Federico 30 e con un'altezza di quanto? 55. Vorrebbe essere almeno 55. Ma tu pesi veramente 37 kg? Ma scusa Federico F, non per farmi gli affari tuoi naturalmente, è una curiosità mia, ma quanti anni hai per avere quel peso lì? Perché 36... Ma sei sempre stato così magro o sei diventato magro? Beh, 1,65 per 37 è veramente, veramente poco. Sì. Appunto, eri già magro così o... hai perso tanto peso e prima eri di un'altra costituzione? Io comunque ti auguro un in bocca al lupo, Federico. Spero che riuscirai a mettere su un po' di pancetta. Sì. Beh, no, di mettere pancetta, cioè, non qualche chilo. Ecco, sì, di mettere sì, i chili che servono per farti stare meglio, ecco. Hai ragione, almeno 55. 26, sì. Davide, sono stato magro così, però adesso voglio cambiare totalmente. Beh, ma Federico, sai cos'è? Che tu dici, magari tu ti vedi troppo magro, ma se tu sei sempre stato magro così e adesso dici che vuoi cambiare il tuo fisico, non è che magari ti stia facendo troppi... È vero che dire 37 sei magro, no? Però... Nella vita a me è capitato di conoscere gente adulta ma vestirsi nel reparto bambini, ma non per
quello che magari la gente pensa, perché proprio il loro metabolismo era quello e non ci potevano fare niente. Quindi Federico, cerca di credere più in te stesso, perché comunque se tu sei sempre stato così, prova a fare palestra anche per metterlo su massa muscolare e quant'altro. Cioè, la palestra non è che serve solo per dimagrire, nel tuo caso potresti anche associare la palestra per metterlo sulla massa. E poi magari l'appetito viene mangiando con la palestra e tutto quanto, e vedrai che magari non ti serve neanche il nutrizionista. Palestra e dieta. Ma palestra e dieta non lo so, perché solitamente, vabbè che se tu devi fare la dieta al contrario. Comunque ragazzi, Federico, vedi che Giuda sta ingrassando un pochino, bene. Mi fa piacere. Comunque ragazzi, Federico, spero che riuscirai nel tuo obiettivo, non ti preoccupare perché andrà tutto bene. Ragazzi, io ora chiudo, vi auguro una buona serata. E scambiamoci questi successi, il segno di pace. Questi successi pian piano, man mano. Vedete, queste sono le like che mi interessano, perché ognuno ha la sua opinione, pone un problema e ci si scambiano le varie opinioni. E consigli magari che qualcuno anche ha già superato, qualcuno è già là in cammino, già ha ottenuto, come diceva sopra quella ragazza che qualche chilo l'ha messo. Ebbene, anche tu Federico, vedrai. Federico, a Pasqua mangiati tante uova. Vabbè ragazzi, Giulia Pagano, grazie per buonanotte. Il tuo saluto affettuoso, buonanotte a tutti, ci vediamo domani, ciao. Buonanotte. Ciao.